l'Associazione degli Apostoli della Divina Misericordia Faustinum è stata costituita il 6 marzo 1996 dal Cardinale Franciszek Macharski, l'allora metropolita di Cracovia, su richiesta delle suore della Congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia. Quest'anno la nostra associazione celebra il suo 25esimo giubileo. Sono passati 25 anni da quando la nostra congregazione, insieme a sacerdoti e laici, partecipa a questa missione che Dio ha avviato nella Chiesa e nel mondo attraverso il carisma di Santa Faustina. Giovanni Paolo II, nell'esortazione Vita Consacrata, ha incoraggiato le congregazioni religiose ad invitare i laici alla loro spiritualità e missione apostolica, perché a quanto pare hanno ricevuto anche lo stesso carisma da Dio. Nel nostro caso questo carisma è quel fascino con il mistero della Divina Misericordia e il desiderio non solo di viverlo personalmente, ma anche di portarlo alle persone. Perché, come ha detto il Signore Gesù, solo nella sua misericordia il mondo e l'umanità troveranno la vera felicità e pace. L'istituzione del Faustinum è stata accolta con entusiasmo dalle persone, perché era quello che stavano aspettando e cercando. Nella Chiesa cercavano una comunità e un programma di formazione nello spirito di misericordia, perché cresceva velocemente la devozione alla Divina Misericordia nelle forme trasmesse da Suor Faustina. E l'Associazione Faustinum ha offerto loro esattamente ciò che si aspettavano e desideravano. God called me to the Faustinum Association. For me, being a member of the Faustinum is a way of life. It's in my heart. It's a standard by which I live my life. And at the end of the day, I ask myself how I measured up to this standard. Being part of this wonderful organization, as a Faustinum, I was able to really experience growing in my spiritual life and also in my life as a whole. Through Faustinum, I was able to, little by little, step by step, follow the footsteps of our beloved Saint Faustina Kowalska in her teachings and experiences with the divine mercy of our Lord Jesus Christ, and of course with the help of our Blessed Mother. I choose to be part of Faustinum because I really want to be close even more with Saint Faustina. But now, after almost 5 years of formation, I know my purpose, I know where my heart is. It is because I want to follow Christ in the poorest of the poor, where Christ is really hurting, where Christ is really crying, through our brothers and sisters who are sick, who are dying, who are hungry, who are neglected, hungry from love, hungry for attention. And being part of the Faustinum makes me or gives me a greater call to respond to their needs as much as I can, as much as possible, as much as I am concerned. Faccio parte dell'associazione Faustinum perché Faustinum per me è come una casa nella quale vivo un profondo e grande senso di appartenenza con tutti gli apostoli della Divina Misericordia. Faustinum per me è come una scuola, è come una palestra in cui posso rafforzarmi e crescere nell'imparare ad avere fiducia nel Cristo misericordioso e imparare a compiere opere di misericordia in quella che è la mia vocazione di religioso e di sacerdote. Faustinum to dla mnie przede wszystkim wspólnota. Wspólnota ludzi o różnych osobowościach, temperamentach, ludzi, którzy w różny sposób realizują swoje powołanie. A to, co nas wszystkich łączy, to pragnienie poznawania, zgłębiania Bożego miłosierdzia. Nieustanne otwieranie się na nie. Pragnienie przekazywania go dalej wszystkim tym, którzy tego potrzebują. I to niekoniecznie w jakiś taki spektakularny sposób, ale w prostych gestach, rozmowach, o zwykłym codziennym wsparciu. Wierzę, że nikt w Faustinum nie znalazł się przypadkiem, że każdego z nas Pan Jezus w szczególny sposób powołał. Dla każdego z nas ma jakiś konkretny plan i my ten Boży scenariusz poznajemy w trakcie formacji, będąc we wspólnocie. Rozeznajemy go w wydarzeniach
codziennego życia, w relacjach z innymi. W Faustinum zyskałam nowych przyjaciół. Myślę, że jesteśmy dla siebie nie tylko wsparciem, ale taką nieustanną motywacją, by nie poddawać się stagnacji, by cały czas się rozwijać, by z ufnością podejmować różne wyzwania w życiu, pokonywać problemy, które pojawiają się na różnych płaszczyznach naszego życia. Ta wspólnota daje mi siłę. Po naszych spotkaniach, czy to formacyjnych, czy wspólnych adoracjach, wracam do siebie z dużo większym entuzjazmem i takim wewnętrznym pokojem. To najdôležitejšie, čo mi dalo Združenie Faustinum, je akýsi nový impuls, nová motivácia, aby som spoznával Boha, aby som ho spoznával viac, najmä v tajomstve Jeho milosrdenstva. Na prvé počutie to boli príbehy možno až nereálne, ale nebolo tomu tak. Sú pravdivé a veľmi silné, až tak silné, že úplne zmenili môj život, moje nazeranie na svet. Na seba samého, na svoj život, na ľudí okolo seba, na Boha sa odvtedy už pozerám úplne inými očami, z úplne inej perspektívy. Pochopil som mnohé veci a zažil som, aké veľké je Jeho milosrdenstvo voči mne. Je to nová osobná skúsenosť, akási kombinácia poznania a skúsenosti. Čiže je to skúsenosť, ktorá je bytostná, ktorú mi nikto nevezme, pretože je moja vlastná a zažil som ju, pochopil som ju do určitej miery. Na początku nie było nic. All'inizio non c'era niente. In ogni zona siamo partiti da zero. Non c'erano soldi, né computer, né internet, né telefoni cellulari e molte, molte altre cose di cui ogni organizzazione ha bisogno per iniziare. C'erano solo poche stanze e il nostro cuore, pronto a fare la volontà di Dio. Ma eravamo consapevoli che Faustinum non è il nostro lavoro umano che noi stessi abbiamo creato e dobbiamo dirigere. Sapevamo perfettamente che questa era opera di Dio e che Sor Faustina la continua secondo la sua volontà, perché questa è la sua missione e noi la stiamo solo aiutando. Dopotutto, ha detto che la sua missione non sarebbe finita alla sua morte, ma sarebbe iniziata e che avrebbe avuto una maggiore opportunità di agire in cielo. Stowarzyszenie Faustinum dzisiaj. L'Associazione Faustinum oggi è una comunità internazionale di oltre 18.000 membri e volontari che riunisce laici, persone consacrate e sacerdoti provenienti da quasi 90 paesi del mondo. Perseguono un obiettivo che è quello di continuare la missione affidata dal Signore Gesù a Santa Faustina. Sono un apostolo della Divina Misericordia perché con tutta la mia anima voglio annunciare l'opera della Divina Misericordia. Desidero che ogni anima possa avvicinarsi con fiducia alla misericordia di Dio e possa provare a vivere le stesse meraviglie che Gesù misericordioso ha fatto e fa continuamente nella mia anima e nella mia vita. Bardzo cieszę się, że jestem już od 24 lat w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum. A tym bardziej ta moja radość jest wielka, że właśnie ten rok to jest rok jubileuszowy naszego stowarzyszenia. Co więcej, naszej wspólnoty. W moim przypadku, w moim osobistym powołaniu to też było tak, że to było trochę powołanie pewnie, którym zrodziło się powołanie do kapłaństwa. Bo jako młody chłopak uczestniczyłem w rekolekcjach Faustinum jeszcze przed wstąpieniem do seminarium i wtedy też poczułem głos do tego, żeby pójść tą drogą za Jezusem, że On mnie wzywa. Właśnie chciałbym odpowiedzieć na to, pójdź za mną. I to orędzie, które poznawałem, orędzie o Bożym Miłosierdziu, poprzez także i formację w stowarzyszeniu, stało się na pewno jakimś takim fundamentem podczas studiów seminaryjnych,
później w mojej pracy kapłańskiej, później także podczas moich studiów specjalistycznych w Jerozolimie i w Rzymie. I ono mi towarzyszyło praktycznie przez cały czas, ta świadomość, że Pan Bóg jest miłosierny, także w kontekście mojej historii życia. Jako kapłan też posługuję dla Faustinum na tyle, na ile jest to możliwe podczas rekolekcji Faustinum. I na pewno to, co widzę, to, co tak mnie cieszy jako księdza, to wielka potrzeba ludzi, którzy przyjeżdżają na te rekolekcje. Nie tylko do samego miejsca, które jest szczególne, a więc do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, ale także i w innych miejscach, gdzie żyła święta siostra Faustyna. Widzę tę wielką potrzebę przede wszystkim spotkania właśnie ze Słowem Bożym, spotkania z pismami siostry Faustyny, jako coś, co jest żywe tu i teraz, że nie patrzymy tylko w kontekście jakby przeszłości, ale że ci ludzie, wszyscy, którzy przyjeżdżają, pragną takiego żywego kontaktu. It's this mercy that has been so powerful in my life that drives me to want to be merciful to everyone and to share with them the devotion so they too can feel the never-ending love that God has for us all. La pratique de la miséricorde divine à travers Faustinum a changé ma vie. Elle a affermi ma foi et ma confiance en Dieu. Ceci m'a poussé à chercher à connaître, à approfondir cette dévotion et à mieux la connaître. C'est pour cela que j'ai fait beaucoup de recherches pour arriver à m'inscrire à l'œuvre de Jésus de Dieu en 2001. Découvrir Faustino siendo párroco. La llegada de la Divina Misericordia fue un aire fresco. Descubrir que el mal del mundo tiene un límite. La misericordia de Dios, y descubrirlo de mano del carisma de Santa Faustina, la mujer que acogió en su vida la misericordia del Señor para llevarla a un mundo necesitado. La via verso la santità dell'Apostolo della Misericordia consiste nell'apprendere il mistero della misericordia di Dio. Questo porta ad un atteggiamento di fiducia in Dio, che è ricco di misericordia, e fa nascere il desiderio di diventare come Lui attraverso la misericordia mostrata al prossimo. Questo carisma, che consiste nel rendere presente il mistero della Divina Misericordia, definisce anche per i membri del Faustinum la loro missione nella vita. Vale a dire, è diffondere il culto della Divina Misericordia, proclamare la misericordia di Dio con la testimonianza della propria vita, implorare la misericordia di Dio per il mondo con il sacrificio e la preghiera, in particolare con la pratica delle forme di culto tramandate da Santa Faustina, e anche nel compiere azioni concrete e opere di misericordia. In questo modo i membri del Faustinum, come le suore della Congregazione della Beata Vergine Maria della Misericordia, partecipano a un'opera straordinaria, collaborano con la Divina Misericordia nell'opera di salvezza delle anime. Devo dire che attraverso il Faustinum molte persone hanno trovato il loro posto nella Chiesa e hanno scoperto che Dio aveva loro affidato una missione in cui nessuno può sostituirle. Divennero apostoli della Divina Misericordia, consapevoli della loro vocazione nella Chiesa, nelle loro famiglie, nei loro ambienti di vita e di lavoro. La formazione regolare li ha aiutati non solo a crescere nella loro vita spirituale, ma anche nel loro apostolato. Ha dato loro fiducia nel percorso che Dio aveva scelto per loro.
Molte volte sono stata ringraziata per il programma di formazione e ho ricevuto testimonianze di membri e volontari del Faustinum che hanno condiviso la loro esperienza apostolica e la loro profonda convinzione che i cristiani contemporanei abbiano bisogno di una comunità e di una formazione regolare per sopravvivere e funzionare in questo mondo. We had always been searching, but it was unknown to us. If you'd asked us, we wouldn't have told you that we were searching for God or anything spiritual. And then one day, the diary was placed in our path. And we realized for the first time that we could have this close relationship with God, in which He could be involved personally in everything. And we wanted to know more about that. So we decided that for us to go to the very source of that spirituality would be to her religious congregation, to the sisters in Krakow, and join Faustina. I work in government with a lot of scientists and engineers, and Faustina shifted my conversational approach from one of very procedural, methodical, to something that is more of a real care for people. When I was able to do that, then people would listen to me about God without expecting a lot of proof, which is what they were doing before. And I think how it the part it played in our life was first and foremost is that this deep care and open conversations in our marriage started to occur. And how to really care for the person that we were given by God for our life journey in a much more tender way than we had before. And then in experiencing divine mercy personally in our life, it just naturally opened me up pre-pandemic to an apostolate of mercy for the sick and dying. For us, participating in Faustina was very important. It is an opportunity to find how other people experience the mercy of God. It's not a typical conversation you have with most people, so Faustina gives an avenue for us to do it. And for us, the ministry of our life is the way we live our ordinary every day. So where we used to pass up the homeless, the poor, the sick, we now see Christ in them, and we stop, spend time, and listen to what God would like us to do. And for why it's been important to us is that we began to realize that our Father awaits and expects each of us in heaven, and Faustina is that role for us to heaven. Gdybym miał w dwóch słowach określić, czym jest dla mnie Faustinum, to powiedziałbym, że jest to wspólnota i sens. Długo nie doceniałem w swoim życiu wartości bycia we wspólnocie. Po prostu wiem teraz, że musiałem do tego dojrzeć, dorosnąć. Z byciem we wspólnocie jest trochę podobnie tak jak z powołaniem. Trzeba usłyszeć głos i trzeba na ten głos odpowiedzieć. Para mí ser miembro del Faustino es un regalo de Dios en el que se me confirma el llamado y la vocación de ser apóstol de la Divina Misericordia. Es una gracia de donde saco fuerzas, conocimiento y fraternidad. Es mi familia espiritual, donde junto a Santa Faustina, las hermanas de la congregación y los hermanos de otros países, a pesar de nuestras limitaciones y miserias, unimos nuestros corazones, nuestras oraciones y mejores deseos para que confiando en Dios y siendo misericordiosos con los demás, podamos ser instrumentos útiles de Jesús y nuestra Madre de Misericordia en medio del mundo.
saber que formo parte de la congregación que Jesús escogió para suplicar y proclamar al mundo su infinita misericordia, que esta gran santa de nuestro tiempo, Santa Faustina, también es mi hermana y que no estamos solos en este camino, es de las cosas que más feliz me ha hecho en la vida, dándole un renovado sentido y esperanza. Jesús, en ti confío. Come sorelle, condividiamo il dono che abbiamo ricevuto nella persona di Faustina, apostola della Divina Misericordia. Introduciamo persone esterne alla congregazione, alla sua scuola di spiritualità, non solo per creare spazi di formazione spirituale, personale, per chi vuole parteciparvi, ma anche perché la missione di proclamare il messaggio di misericordia si svolga ovunque, anche lì dove le sorelle non possono arrivare. Questo, ovviamente, è il lavoro dello Spirito Santo e non solo un sforzo puramente umano. È lo Spirito Santo che dona il carisma a una famiglia religiosa. Lo dona anche a coloro che devono partecipare al carisma, ma non sono in congregazione. Si può dire che membri volontari del Faustinum realizzano ed estendono nel mondo lo stesso carisma che vive la congregazione. Sono i nostri fratelli e sorelle spirituali che proclamano il messaggio di misericordia con la testimonianza della vita, dell'opera, della parola e della preghiera. E lo realizzano nelle loro famiglie, nei loro ambienti di vita e di lavoro. Mi sembra che ciò che è più prezioso sia la sensibilità, la misericordia nello spirito, la cura per la salvezza delle anime e la battaglia non solo per la felicità temporale ed eterna per i nostri cari, ma anche per le persone a noi sconosciute. Di questo ho avuto occasione di convincermi durante i congressi internazionali organizzati dagli Apostoli della Divina Misericordia o gli incontri di membri e volontari del Faustinum. Questa creatività di misericordia, focalizzata sui bisogni spirituali dell'uomo, sulla sua salvezza e quindi su ciò che è più importante nella vita terrena, è plasmata in noi dallo Spirito Santo. Proprio attraverso questo carisma che abbiamo ricevuto e che ci sforziamo di sviluppare. Faustinum. Essere in Faustinum è una grazia speciale che il buon Dio mi ha dato. È stato qui quando ho partecipato e aiutato a organizzare tanti ritiri, incontri di preghiera e di formazione, che ho potuto approfondire la spiritualità e il carisma di Santa Faustina. Qui l'ho conosciuta di più e ho iniziato ad amarla ancora di più. Ancora una volta sono stata deliziata dal suo cammino verso Dio, il sentiero della fiducia e della misericordia. Grazie a Faustinum ho incontrato tante persone meravigliose dalla Polonia e da vari paesi del mondo, persone che hanno lo stesso sguardo e che seguono le orme di Santa Faustina, imparando a fidarsi di Dio ogni giorno di più e ad amarlo nel mio prossimo. Quando ero una novizia, leggevo nel diario come Suor Faustina scriveva del fuoco che sentiva bruciare nel suo cuore e sentì che Gesù aveva acceso un fuoco simile nel mio cuore, un desiderio di portare la sua misericordia e di servire nel movimento apostolico della Divina Misericordia. Fin dai miei primi voti nel 2012, per molti anni ho avuto la grazia, prima in Slovacchia, di incontrare le varie comunità Faustinum e gli apostoli della Divina Misericordia. Ho capito che Gesù misericordioso accende lo stesso fuoco nei cuori di coloro che chiama ad essere apostoli del suo amore misericordioso. Ricordo quando mi ha colpito la consapevolezza che i membri del Faustinum condividono il bene spirituale di tutta la nostra congregazione. Ecco perché sono molto grata di poter partecipare a questa bellissima opera della Divina Misericordia. Sono felice con ogni membro e volontario della nostra associazione e con la consapevolezza che siamo un'unica famiglia spirituale. Per me, la cosa più bella del Faustinum è l'azione di Dio in ogni membro e volontario. È sorprendente e solleva il cuore in ringraziamento. Sono contenta di poter accompagnare le persone nel cammino verso Dio, nella loro conversione.
È un privilegio. Ed è anche un aiuto, un grande aiuto per me, perché anch'io possa convertirmi di nuovo e donarmi di più a Dio. Chi è Faustino? Cos'è Faustino? La risposta a questa domanda fa apparire allo stesso momento davanti ai miei occhi centinaia, migliaia di volti di persone provenienti da tutti i continenti nel mondo. Ovunque il Signore Gesù mi ha mandato in missione di misericordia, ho incontrato persone di Faustino. In Asia era il volto di una donna molto coinvolta nella costruzione del santuario della Divina Misericordia in Indonesia. In Australia si trattava di persone che presso il santuario della Divina Misericordia aiutavano attivamente i sacerdoti, formavano un gruppo di apostoli della Divina Misericordia che volevano approfondire la spiritualità di Santa Faustina. Oppure in Africa, dove nonostante la povertà e la mancanza di mezzi di sussistenza di base, gli apostoli della Divina Misericordia di Faustinum irradiavano di gioia, sorrisi e tendevano sempre una mano agli altri. E in Polonia? In Polonia questi sono i volti reali delle persone di Cracovia, di tutta la Polonia. Abbiamo letto la Bibbia insieme, abbiamo condiviso ciò che Dio ha compiuto nei nostri cuori. Per me Faustinum è una bellissima avventura di oltre 15 anni con le persone, insieme abbiamo fatto ritiri, ascoltato conferenze, condiviso le nostre comuni preoccupazioni e gioie. Un anno dopo la fondazione dell'associazione Faustinum a Cracovia, ero una novizia nella nostra congregazione. A quel tempo i miei superiori mi mandarono a svolgere proprio questo lavoro. Il fatto che molti laici abbiano preso parte agli incontri di formazione mi ha impressionato molto, perché ho capito che la congregazione a cui ho aderito invita anche persone da fuori e condivide questo grande dono che è il messaggio della Divina Misericordia. Negli anni successivi, con brevi pause, ho avuto la grazia, che considero immeritata, di poter svolgere quest'opera anche in Slovacchia. È stato grazie agli incontri di formazione che ho incontrato tante persone che sono state rapite dal mistero della Divina Misericordia e di Santa Faustina, e con le quali ho tanti bei ricordi. Oggi posso dire che l'Associazione Faustinum ha avuto un'influenza fondamentale sulla mia formazione umana e spirituale. E non solo. Sono convinta che questa sia un'opera meravigliosa che ha aiutato molte persone a trovare la via per il Dio misericordioso. Doświadczyłam Bożego miłosierdzia. Ho sperimentato la misericordia di Dio. Mi sono chiesta, come posso ringraziare Dio per questo dono di misericordia nella mia vita? E Dio mi ha risposto. Mi sono iscritta, sono entrata a far parte del Faustinum. Non mi sono solo iscritta, perché sì, mi sono iscritta, ma tutti possono iscriversi. Essere sulla lista e il gioco è fatto. Anche prima di entrare nella congregazione della Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, sono entrata nel Faustinum, proprio come si entra in congregazione. Faustinum è la congregazione che Gesù stesso desiderava per dare testimonianza con la parola, le azioni, la preghiera e con la vita che Dio ama. E questa è diventata la mia passione, perché attraverso il Faustinum Dio mi ha portato ad entrare nella congregazione che vive il carisma di Santa Faustina. E così, lode al Signore. Con Faustinum ho l'opportunità e la gioia di incontrare e parlare con persone che vogliono entrare a far parte della nostra comunità. Ed è una gioia per me, perché in questo modo posso vedere come Dio le conduce, come trovano la loro strada verso la nostra associazione e qui trovano il loro posto nella Chiesa. Quante persone, tante storie diverse, ma hanno tutte un denominatore comune che chiamerei vocazione. Ascoltando le loro storie, vedo che si sentono chiamati da qualche parte nel profondo del loro cuore, da Gesù misericordioso, ed è Lui che li porta a noi. Ed è bello per me per poter partecipare e accompagnarli in qualche modo su questo cammino.
Da tempo sto anche scoprendo molto profondamente che i membri del Faustinum sono davvero i nostri fratelli e sorelle. Entrano a far parte della nostra congregazione. Hanno ricevuto dallo Spirito Santo lo stesso carisma della Divina Misericordia e ciascuno lo vive secondo le proprie capacità nel loro ambiente. E sebbene siamo tutti sparsi da qualche parte nel mondo, siamo tutti insieme. Siamo una comunità unita da Gesù Misericordioso con la missione di proclamare la misericordia di Dio al mondo. Quasi tutta la mia vita religiosa, a cominciare dal noviziato, ho servito nell'associazione Faustinum. È sempre stata una grande ispirazione per me vedere tante persone preoccupate per la loro formazione, che a volte con grande determinazione cercano di superare le difficoltà e gli ostacoli per venire agli incontri di formazione, ai giorni di ritiro, ai ritiri o alle giornate degli Apostoli della Divina Misericordia che organizziamo. Penso che Dio abbia in qualche modo collegato, in modo sorprendente, la nostra congregazione con così tante persone in Polonia e in tutto il mondo, in modo che potessimo andare da Lui insieme, in modo che insieme condividessimo la nostra esperienza della Sua azione nella nostra vita, in modo da rallegrarci del messaggio della Divina Misericordia, ispirarci e incoraggiarci, reciprocamente a portare questo messaggio di misericordia a nuove persone attraverso le nostre azioni, le nostre parole, le nostre preghiere. Sono molto grata a Dio per questo meraviglioso lavoro che è Faustinum e che posso essere una piccola parte di esso. In relazione a una missione così speciale come rendere presente la misericordia di Dio nel mondo di oggi, a cui sono chiamati gli apostoli della Divina Misericordia, uno dei compiti più importanti intrapresi dall'Associazione Faustinum è la formazione dei suoi membri. Questa formazione è principalmente volta ad approfondire il rapporto personale con Gesù Misericordioso e nel diventare più simili a Lui, nonché a sviluppare il carisma ricevuto. La formazione del Faustinum necessita di una conoscenza più profonda del mistero della misericordia di Dio, rivelato nella Bibbia, nel messaggio di misericordia trasmesso da Santa Faustina, la sua spiritualità e la sua missione, l'essenza e la pratica della devozione alla misericordia di Dio, nonché i principi fondamentali della vita spirituale e della missione di un cristiano nella Chiesa e nel mondo. L'associazione prepara manuali di formazione, distribuisce regolarmente materiali, organizza incontri, convegni, congressi e gestisce un proprio sito web anche formativo. La formazione intellettuale nel Faustinum è strettamente correlata alla formazione spirituale, perché ci aiuta nel contribuire alla trasformazione della propria vita. Per questo l'associazione organizza un ritiro chiamato Con la Bibbia e il Diario di Santa Faustina. È un momento speciale in cui nel silenzio e nella preghiera profonda i partecipanti non solo possono conoscere il mistero della misericordia di Dio, ma possono anche sperimentarlo lasciandosi trasformare al fine di poterlo portare agli altri in seguito. Has a Faustinum volunteer? I received regular spiritual reflections, which gave me a new perspective to understanding God. My prayer life started to change, and I could feel God's presence in my life more and more each day, and He would send me graces after graces. Moment, kiedy wstąpiłem do Faustinum, to jedno z przełomowych wydarzeń w moim życiu. Przed 2000 rokiem byłem letnim katolikiem, którego stosunek do Boga, do religii był dość powierzchowny. Wejście do wspólnoty, której fundamentem jest miłosierny Jezus, pozwala na pogłębienie relacji z Bogiem. Owocem formacji, najpierw podstawowej, potem permanentnej, jest wzrastanie w ufności, zawierzenie miłosiernemu Bogu, oparta na miłosiernej miłości relacja z bliźnimi, szczególnie z rodziną, czerpanie ze wzoru, jakim jest święta siostra Faustyna i inni członkowie i wolontariusze Faustinu. Daje mi to wielką radość i pokój. W moim życiu było wiele sytuacji, kiedy som sa z prosbou o pomoc
utiekala k milosrdnému Ježišovi. Až prišla zlomová situácia. Bolo to pred 2 rokmi, keď som ležala v nemocnici zo zdravotných dôvodov. Prišla za mnou jedna z mojich sestier a priniesla mi tento obrázok Pána Ježiša. A až tam, ležiac v utrpení a v bolestiach, ale s Pánom Ježišom blízko pri sebe, sa mi Pán dal poznať. Až tam som ho naozaj stretla. A vtedy som pochopila, že aj napriek bolestiam a útrapám každodenného života môžem prežívať Boží pokoj a hlbokú radosť. Jedine s ním. Takže vstup do združenia Faustinum a následná formácia boli prostriedky, ako pochopiť, že milosrdného Ježiša môžem stretnúť v každej situácii svojho dňa. Takže čo viac dodať? Len Ježišu, dôverujem ti. I think one of the main reasons I wanted to belong to the Faustinum because I could receive formation directly from the sisters of St. Faustina. To hear, read and study their life lived pure and clear message of divine mercy. A message not of public opinion, but directly from the writings of St. Faustina and her inspired words through her sisters. 感謝Faustinum幫助我同聖父天拿修女以及整個世界的慈悲之火融合，帶領我挖到天主慈悲的深處。 I wanted to come to the authentic school of mercy, and so I visited Krakow, and I joined Faustinum, and my life changed. What I experienced was the mercy of God and the sacrament of reconciliation. And instead of blaming everyone else for my sins, I had to accept responsibility for my own sinfulness. And then I received the love of God and His forgiveness and in His mercy. And the joy I received and wanted to share it with others under the guidance of the Sisters of Faustinum and the direction of the Holy Spirit with the help of our Blessed Mother. Aujourd'hui, c'est une grande joie pour moi de vivre dans le Faustinum parce que pour moi, c'est un grand moyen de m'enraciner chaque jour davantage dans le grand mystère de la miséricorde tel qu'il a été révélé par Jésus à Sœur Faustine. Et c'est un moyen de pouvoir me former, de pouvoir approfondir dans la prière, moi personnellement, mais pas tout seul, puisque dans ma paroisse, j'ai la joie d'avoir une vingtaine d'adultes maintenant qui sont engagés dans le Faustinum. Donc c'est une occasion pour moi de partager avec eux, de les former, de me former en même temps et ensemble de pouvoir témoigner au cœur de ce village, mais plus largement de tous ceux qui passent aujourd'hui dans notre sanctuaire, de pouvoir témoigner en vérité du mystère de la miséricorde. Pour moi, c'est pareil, mais je ne vais pas bien sûr me répéter. C'est quelque chose que je vis quotidiennement. La miséricorde a changé complètement ma vie et d'apprendre le message de la miséricorde. Donc on entend par Sainte Faustine, pour moi c'est quelque chose qui vraiment a changé ma vie complètement. Surtout que j'ai cette chance de travailler avec les enfants. On est créé avec l'abbé, on a créé Mini Faustinum pour les petits enfants. Pour moi, c'est vraiment doublement la joie quand on voit les petits-enfants de l'âge de 6 ans ou 4-6 ans jusqu'à 15 ans qui vraiment ils souhaitent apprendre la vie et vivre avec Jésus miséricordieux. Per me personalmente, nel mio ministero nel Faustinum, la cosa più commovente è che partecipo a un'opera che non è un'opera umana, ma l'opera di Gesù stesso. Quello che ha scritto Suor Faustina nel suo diario mi convince che sia così. È stato lui a volere quest'opera. L'ha iniziata nella vita di Suor Faustina e oggi svolge quest'opera nella nostra comunità, attraverso il nostro servizio di suore, ma anche attraverso ogni membro e volontario della nostra comunità Faustinum. È commovente che ci abbia scelti e chiamati a questo lavoro.
Voleva che partecipassimo alla sua opera. Questo mi dà gioia e gratitudine per il mistero della sua misericordia. Inoltre, la verità che questo è il lavoro di Gesù significa per me che lo sta guidando, tiene il lavoro nelle sue mani. È Lui stesso che ci forma e ci modella per essere apostoli della sua misericordia, affinché in seguito Lui ci possa usare. Forse la cosa più toccante è che vuole usarci, che vuole che la sua misericordia passi attraverso di noi ad altre persone, ai nostri fratelli e sorelle. Prežívať moju príslušnosť v tomto združení v duchu slov nášho Pána v Evanjeliu. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Je to už 13 rokov, čo ma náš Pán zahrnul svojim milosrdenstvom. Vytrhol ma z ťažkej choroby. Vložil do môjho srdca túžbu aj po niečom inom, ako je šťastná rodina, priatelia, dobré zamestnanie. Učí ma dôverovať v každom okamihu môjho života, ale zvlášť v utrpení, bezmocnosti a v mojich vlastných slabostiach. Práve vtedy, hlboko vo svojom srdci, pociťujem jeho milosrdnú lásku, ktorá ma dvíha a povzbudzuje, ale tiež mi dôveruje, že posolstvo o nej podám ďalej, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú. A to nie je jednoduchá úloha, preto som Bohu nesmierne vďačný za moje členstvo v Združení Faustínum, kde sa môžem formovať s mnohými ctiteľmi Božieho milosrdenstva pod vedením svätej Faustíny a jej spolusestier súčasnosti. Nielen zo Slovenska, ale aj z Poľska a z celého sveta. Chcem aj vás pozvať aktívnej účasti na budovaní tohto Ježišovho diela. Veľkého združenia laikov, ako ho nazvala svätá Faustína. Do ktorého môžu patriť naozaj všetci a skutkami ohlasovať Božie milosrdenstvo praktizovaním milosrdenstva jedný druhým. Faccio parte della Divina Misericordia in Faustinum da 2 anni, sono membro da poco. La vita e la missione che Dio mi ha affidato è di annunciare la sua infinita misericordia ovunque io sia. Mija właśnie 20 lat, kiedy przekroczyłam próg Faustinum. Mogę tyle powiedzieć, że tutaj nauczyłam się kochać, tutaj nauczyłam się służyć drugiemu człowiekowi. Tutaj Pan Bóg rozbudził we mnie pragnienie niesienia miłości miłosiernej. Chciałam też powiedzieć, że wszystko to, co tutaj usłyszałam, co przekazywały siostry, co przekazywali rekolekcjoniści, sprawiło, że moje serce stało się zupełnie innym sercem. I chciałam przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować za te 20 lat, za to wszystko, co się tutaj wydarzyło, bo to zmieniło nie tylko moje życie, ale zmieniło to również życie mojej rodziny i myślę, że życie bardzo wielu innych osób. Through my work, my daily encounters with people in person or online, I bring the message of the Lord's merciful love and goodness to help people through their struggles, be it physical, emotional, or spiritual, and especially now, those feeling isolated or alone. Being part of the Faustinium has been particularly helpful. I have met so many wonderful members, both religious and laity, from all over the world that have touched my life and are now part of my life, and I feel strengthened by them and supported.
Congratulations on the 25th anniversary of the Faustinum. Pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich członków Faustinum, także wolontariuszy, kapłanów, którzy im posługują. Mieszkacie w tak wielu różnych częściach świata, posiadacie swoje kultury, posługujecie się swoimi językami, a przecież stanowimy jedność w tajemnicy wspólnoty Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Łączy nas ta sama przyjaźń z Panem Jezusem, ta przyjaźń, której uczy nas w dzienniczku Święta Siostra Faustyna. Razem dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za 25 lat istnienia Faustinum. To długi czas łączenia się w nurt nowej ewangelizacji, która tak była droga świętemu Janowi Pawłowi II. Podczas trwającej 20 lat mojej posługi jako asystenta kościelnego Faustinum mogłem przekonać się, jak wielkie jest wasze chrześcijańskie świadectwo dzięki waszej wytrwałej modlitwie, posłudze pocieszania bliźnich, dziełom miłosierdzia, zwłaszcza pośród ubogich, cierpiących w domach, w szpitalach, a zwłaszcza w hospicjach. Bądźmy nadal dla siebie nawzajem wsparciem. Dziękuję za wasze modlitwy. W mojej intencji wiele razy o tym mi mówiliście, zwłaszcza podczas spotkań opłatkowych. Ja także obiecuję w intencji was modlitwę, prosząc Pana Boga, byśmy wzrastali duchowo w szkole świętej siostry Faustyny, jaką jest Faustinum. Niech Bóg was błogosławi i obdarza radością oraz pokojem serca. Szczęść Boże. Sono molto soddisfatta dello sviluppo dinamico di Faustinum, soprattutto in questi ultimi anni. Sono lieta non solo che la spinta essenziale del programma di formazione di base è permanente e continui, ma anche che ci siano nuove iniziative e modi molto interessanti per realizzarlo attraverso i media, che sono stati benefici in questo tempo di pandemia. Ho l'impressione che il Faustinum abbia già raggiunto l'età della maturità e stia ora svolgendo la sua missione nella Chiesa in modo molto creativo, servendo non solo i membri e i volontari del Faustinum, ma anche gli adoratori della Divina Misericordia in Polonia e nel mondo, che non fanno parte del Faustinum. È giusto che io esprima questo desiderio. Possa il fuoco di portare il messaggio della misericordia al mondo continuare ad accendere i cuori delle suore e dei sacerdoti che guidano la formazione, così come di tutti coloro che lo usano, affinché la misericordia di Dio possa essere glorificata in noi e attraverso di noi. Bardzo mi zatem cieszy. Sono molto soddisfatta dello sviluppo dinamico dell'opera Faustinum, dello zelo e della lotta spirituale delle suore, dei membri, dei volontari, lungo il cammino della crescita nell'atteggiamento di fiducia in Dio e misericordia verso il prossimo. Piacevole il loro zelo apostolico, che ha già acceso molte migliaia di cuori umani con il suo fuoco. I frutti di questo lavoro, ministrato dalle suore, dai membri e dai volontari del Faustinum, solo Dio li conosce veramente, e così possa continuare in noi e attraverso di noi, sotto la cura amorevole di Maria, Madre della Misericordia, e per l'intercessione di Santa Faustina possa essere resa presente la bellezza e la ricchezza dell'amore misericordioso di Dio.